Bentornati su Inuretro e questo enorme logo Commodore ci introduce a un gioco nuovo per Commodore 64 che si intitola Megatron. Adesso andremo a vederlo, vediamo un po' se il gioco ci fa andare avanti. Clicchiamo. Videogames by Technic Machine Fabric for Entertainment. Questa è una compagnia tedesca che ha fatto questo gioco. Guardate che bella questa immagine, che è fatta dal mitico Ste, che è il grandissimo artista digitale che ha fatto tante schermate di caricamento per i giochi Commodore 64, e ancora oggi viene chiamato per farle. Infatti questa schermata è veramente eccezionale, ragazzi. Ecco, gioco del 2015, andiamo a giocare. È uscito sul mercato, è uscito, sì. Allora vediamo un po'. One player arcade, umano contro CPU. Ok, facciamo questa, umano contro CPU. E ovviamente il gioco, la grafica è molto molto essenziale perché è un Tron, però ce ne sono stati tanti di Tron su Commodore 64. Questo diciamo che forse quello fatto meglio, perché come vedete è molto fluido, molto giocabile, c'ha delle belle animazioni ed è molto semplice ed essenziale, ma è molto bello, ragazzi. Quindi questo forse è il Tron più bello. Come vedete ci sono anche queste varianti con questi muri. Ecco, il computer si è fregato da solo, si è andato a schiantare, si è andato a infrociare. Chi si ricorda il film Tron? Se vi ricordate, ho fatto anche uno speciale poco tempo fa parlando sia del film che del gioco da sala di Tron, il primo gioco da sala di Tron, perché ne sono stati fatti diversi, ne sono stati fatti due. Qua il computer si sta bloccando da solo, eh? Vediamo un po' se riesco a bloccarlo. No, mi sono frociato io, mannaggia. Ci sono anche dei bonus, come vedete, dei bonus che appaiono e scompaiono per arricchire il gioco base, che appunto non è più Tron ma è Megatron. Questo gioco è molto molto carino, anche se essenziale, è molto ben fatto. E ha avuto anche una release, cioè un'uscita molto bella, perché la confezione, come avete visto, la confezione, cioè la schermata iniziale del gioco è molto bella, così come la confezione, che adesso a fine gameplay vedremo, quindi non mi lasciate, ragazzi, non andate via, che tra poco vedremo. Allora, io ne ho vinte quante? Tre? Lui ne ha vinte due? Mi pare di sì. Andiamo a vedere quella cosa lì. No, era un malus. Non lo sapevo. Allora, la pozione a quanto pare fa scomparire la coda all'avversario, che è utile perché giustamente è la coda dell'avversario che ci rompe le scatole a noi, no? Ma io vado di qua. Vediamo un po' se lui si incastra da solo nel frattempo, perché cretino com'è. Ah, si può anche fare il turbo. Non lo sapevo. Guarda, sono andato col turbo. Vediamo un po' se riesco a incastrarlo. No, mi sono frociato io per incastrare. Mannaggia, Tron. E allora, tra poco vi farò vedere anche. Sì, questo mi è andato addosso. Ma che disgraziato. State tenendo il conto dei punteggi? Io no, ragazzi. Io sto giocando totalmente alla cacchio per farvi vedere un po' di arene. Io qua. No! Arena buia! Arena buia, attenzione ragazzi. Ti devi ricordare. Ah, si è infrociato. Ti devi ricordare dove stanno i muri, perché sennò mi sbatte. Guardate, quel muro l'ho lisciato proprio. Il muro in basso l'ho mancato proprio di un pelo, eh. Allora. Questo qui somiglia a un gioco di sta sala, molto vecchio, dei fine anni 70. Sto schermata qua, che non mi ricordo come si chiamava. Rally X. No, non è Rally X, quello era della Namco. 3 a 4, quindi ho perso. Il computer mi ha battuto. Ha fatto 29.936 punti. Ne ho fatti appena 25.000. Quindi mi ha battuto. Mettiamo il nome, mettiamo solo una Z, va, così tanto per. Ecco, enter. Quindi è un gioco molto essenziale, però fatto veramente bene. Niente, l'ho cancellato la Z. Io voglio. Come faccio? Sì, ciao. Come faccio ad andare su Enter? Ecco, ci sono andato, ok. Perfetto, ma starà salvando i punteggi, perché salva anche i punteggi su dischetto, su cassetta, questo gioco qui. No, su dischetto, nella versione dischetto. Allora, andiamo un po'. Level screen, view level screens, che vuol dire? Ecco, uno mi fa vedere tutti i livelli. F1. Cambiare. Ci sono un sacco di opzioni, cambiare i bordi, cambiare le barriere. Ah, c'è l'editor. No, non è l'editor. Qui sono le varie arene che possiamo vedere. Fantastico, cioè è pieno di opzioni, ragazzi, veramente.
Allora, adesso andiamo a vedere la confezione. Allora, ecco qui, questa è la confezione del gioco. Ricordiamo, questo è un gioco freeware gratuito che è liberamente distribuibile. Si può trovare per scaricare gratuitamente. Però chi vuole può comprare questa edizione speciale che ha la confezione molto bella, come la vediamo. Molto bella la grafica di questo Megatron. Ecco qui, questa è la scatola. All'interno della scatola cosa c'è? C'è un poster bello grosso, c'è il dischetto del gioco, c'è il manuale a colori e ci sono delle due tipo adesivi che tipo a forma di scudetto con scritto maestro di Megatron, cioè quando uno diventa proprio bravo, allora si può appiccicare questo stemma dove cacchio vuole. Allora, molto bella questa confezione di Megatron, molto bello il gioco. Essenziale, ma fatto veramente bene. Per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di New Retro. Ciao ragazzi!